qui presente la sfilata sul tema delle muse, a cui abbiamo aderito perché è un tema che ci avvicina anche dal punto di vista culturale. I nostri ragazzi hanno conosciuto le muse dal punto di vista letterario, artistico, e poi hanno realizzato dei bellissimi bozzetti delle nove muse del Parnaso. Quanto tempo avete impiegato per realizzare queste maschere? Abbiamo impiegato circa un paio di mesi, quindi è un lavoro che ha coinvolto i ragazzi, prima dal punto di vista proprio della preparazione intellettuale, quindi della conoscenza, e poi a livello pratico, a livello laboratoriale, loro si sono ispirati alle muse e hanno creato in modo fantasioso e molto, molto libero la loro idea di muse. Noi abbiamo deciso di rappresentare in comune, in accordo con i nostri bambini, De Piero, un artista poco conosciuto e poco valorizzato, un visionario futurista, e abbiamo deciso di coinvolgere i nostri bambini al massimo. Infatti tutti i costumi che vedete li abbiamo realizzati con i bambini, i genitori e le maestre, e siamo felicissimi di essere qui. Un uomo da Montessori! Ci siamo ispirati all'arte africana e quindi Afro Carnival, e abbiamo voluto riprendere forme, colori e suoni della grande Africa. Noi abbiamo dato il titolo alla nostra mascherata di Rhapsody Art, sarebbe un connubio, un insieme di rappresentazioni dell'arte materializzata attraverso la pittura, la poesia e la musica. La musica che d'altra parte appartiene al nostro indirizzo della scuola Gandilio, all'indirizzo musicale. Il drago cosmico è la rappresentazione dell'energia cosmica, e i bambini hanno realizzato questo mosaico in un lavoro di gruppo, e appunto abbiamo detto che ogni piccolo pezzettino del mosaico è come un piccolo essere umano, e tutti insieme formiamo l'intero universo. Quanti bambini hanno lavorato a questo progetto? E il gruppo dei bambini è composto di 21 bambini, e dalla prima alla quinta elementare. Tu da che cosa sei vestita stamattina? Dal musicista David Bowie. Come mai hai scelto questa maschera? Me l'ha consigliato la prof, visto che vedeva che ero adatta per questo questo ruolo. Esatto. E con i tuoi compagni invece qua, loro da che cosa si sono vestiti? I miei compagni sono laggiù e sono vestiti più prevalentemente per un aspetto artistico. Una mia amica fa la dama con l'ermellino, una la ragazza col turbante, e un'altra mia amica dietro invece fa Beatrice di Dante. Allora, volete salutare tutti i Fano TV? Ciao! Ciao.